Sì, buongiorno, parlo con Marisa Ombra. Sì, io volevo ricordare gli ascoltatori di Onda Libera TV che comunque lei è la vicepresidente dell'ANPI, una donna di grande cultura, staffettista partigiana, nominata anche grande ufficiale della Repubblica qualche anno fa. Allora, io guardando un po', spilucchiando su internet, ho visto che lei ha scritto il libro 8 marzo, una storia lunga un secolo. Anni fa. Sì, nell'87, ma so che ancora è molto attuale. Sì, purtroppo. Purtroppo nel senso che nonostante quello che abbiamo scritto, si continua a raccontare una leggenda, insomma. Fino a qualche giorno fa sapevo che l'8 marzo, poi ho visto che è stato sfatato anche dal suo libro, era il ricordo delle donne morte in America nel 1908 nell'incendio di una fabbrica. Invece in realtà non è così. No, non è così, e nel libro raccontiamo, io ho fatto una ricerca e abbiamo, come dire, corretto, ecco, questa informazione. Non mi ricordo in che anno, lei ha visto in che anno la stavo, mi pare nell'85, ma non sono Il sicura. libro uscì nell'87. Ah, ecco, 87, quindi la ricerca l'abbiamo fatta appunto un paio d'anni prima. Con Tilde Capomazza Sì, femminista. abbiamo fatto questa ricerca con l'intento, non avevamo intenzioni particolari, volevamo semplicemente raccontare come nasce e come si sviluppa durante la storia questa giornata che è nata addirittura durante la guerra, l'8 marzo del 45. Quando l'Italia del Nord era ancora occupata, già a Roma si festeggiava la giornata internazionale della donna e come, volevamo quindi raccontare come durante gli anni è diventata sempre più un simbolo di tutte le donne, per cui ogni anno in questa giornata si riunivano per, come dire, fare un po' il punto della situazione, i passi avanti fatti sul piano dell'emancipazione, della parità, quello che doveva ancora essere conquistato, eccetera. E è diventata anche sempre di più una grande festa, un giorno in cui le donne magari si ritrovavano a cena da sole, in cui gli uomini regalavano famoso marchetto di mimosa alle donne, insomma è diventata veramente una giornata molto speciale. Vabbè, questa era l'intenzione. Nel fare una ricerca per capire come nasceva e cos'era avvenuto veramente il 2000 nell'anno 2008, perché ci si rifaceva a quel momento come momento in cui in America, in una certa fabbrica, si era sviluppato un incendio e il padrone aveva chiuso tutte le porte, per cui le donne, mi pare, erano più di un centinaio, se non sbaglio, morivano bruciate. Dopo molte settimane di ricerca, consultando molti libri, anche giornali d'epoca, eccetera, abbiamo scoperto che nel 1908 questo incendio non c'era stato. Non c'era stato, avviene invece nel 1911, ma sai, gli incendi erano molto frequenti, perché in America i fabbricati gli edifici erano molto frequentemente fatti di legno e quindi molto facilmente andavano a fuoco. E uno di questi incendi molto, molto grande avviene nel 2011, ragion per cui non è possibile che nel 2010 in una conferenza internazionale di donne socialiste si ricordi, si stabilisca di fondare
questa giornata nel ricordo delle donne che nel 2008, eccetera, eccetera. Non era ancora avvenuto, non poteva. Ecco, però noi abbiamo ricavato da questa falsa leggenda, teniamo anche conto che anche per il primo maggio le notizie sono molto incerte, cioè non c'è un libro di storia come una cronaca per cui l'informazione a quei tempi era molto vaga, molto incerta, e direi che questo è un pregio dell'8 marzo, perché pescando da una qualsiasi notizia si è comunque fondata una giornata che vale per il valore che ha e non per la ragione fondativa. Ecco, noi abbiamo tratto motivo addirittura di rende ancora più importante questa giornata, che in realtà nasce da una iniziativa di un gruppo di americane che addirittura mi pare un po' prima del 2008, che sono passati tanti anni, non mi ricordo, ma insomma in un giorno qualsiasi di febbraio si riuniscono in un teatro e parlano dei diritti delle donne, diritto al voto, diritto al lavoro, diritto alla parità, diritto all'uguaglianza, insomma. E poi si ripete l'anno successivo, ha molto successo, e nel 2010 a questa conferenza di Copenaghen, che è Conferenza Internazionale Socialista, le americane raccontano questa loro esperienza e probabilmente, non ne siamo sicuri, non c'eravamo e non è scritto in nessun libro, ma probabilmente questo è stato lo spunto. Certo. Che le donne in un certo giorno si riuniscono e decidono che si devono incontrare ogni anno in una certa data per ricordare che ci sono anche loro e che hanno questi diritti e rivendicano il posto delle donne nel mondo, un posto non secondario, ma il posto che hanno come persone, come esseri umani. Sì. Anche se purtroppo nella carta sì siamo a pari diritti, ma poi in realtà soprattutto nel mondo lavorativo dobbiamo lavorare molto di più per avere gli stessi diritti che hanno gli uomini, la stessa retribuzione. Adesso diciamo che dopo la fine della guerra, anche a partire da durante la guerra, questa rivendicazione della pari dignità, dei pari diritti, ha dato poi luogo a una infinità di lotte che si sono protratte fino agli anni 80, per dire solo negli anni 70 viene cancellato il diritto d'onore, sì. E viene riformato il diritto di famiglia, per cui i coniugi avevano pari potestà sui figli, cioè tutte le norme che discriminavano le donne sono state cancellate formalmente. E la pratica poi è tutta un'altra cosa. Ovvio, anche perché le mentalità si tramandano forse da padre in figlio, logicamente un pochino si attenua la cosa, la differenza tra uomo e donna, però comunque logicamente ancora c'è. Le statistiche dicono che tra il salario delle donne e il salario degli uomini, sì, esiste persino più o meno un 30-40%, sì, di differenza. Sì, sì, pur i posti, la carriera è molto più difficile per le donne che non per gli uomini. Certo. Nonostante che dalle scuole le donne escano con i migliori voti, eccetera, sì, eccetera. Sì. Insomma, è ancora nella pratica tutto da conquistare. Diciamo che la conquista più grande
e nel senso comune, quantomeno se anche lo pensano, nessun uomo si azzarderebbe più a dire che la donna è inferiore all'uomo, che ha un cervello più piccolo degli uomini, insomma. Sì. Almeno dal punto di vista della cultura, nel senso comune dominante. Ciò nonostante, gli uomini considerano ancora le donne molto spesso di loro proprietà, tant'è vero che i famosi femminicidi sussistono, sì, e avvengono proprio perché l'uomo non vorrà che la donna abbia una sua indipendenza, una sua volontà, i suoi desideri, e decida a un certo punto che quest'uomo, che magari la picchia, che magari la considera una serva, eccetera, non le sta più bene e preferisce andarsene. Certo. E questo l'uomo non lo tollera. No. E purtroppo assistiamo a fenomeni veramente spaventosi. Purtroppo sempre, è sempre molto frequenti. Dentro, sì. Cioè non si azzardano più ad affermarlo, ma nei fatti poi fanno peggio. Certo, ogni 3 giorni si parla di un femminicidio, se non di poi quelli conosciuti, perché le donne picchiate molte volte non denunciano. E le quindi donne non denunciano perché le donne stesse sono preda della vecchia cultura. Certo. Per cui addirittura denunciano, ma non solo, ma dicono: beh, se mi picchia vuol dire che mi ama. Sì, sì, oppure ho fatto qualcosa di sbagliato e quindi me lo merito. Oppure ho fatto qualcosa di sbagliato e me lo merito. Certo. Certo, c'è, e ancora direi che è ormai minoranza. La maggioranza ormai si comporta liberamente, ci tiene molto alla propria indipendenza. Ecco, il famoso slogan "io sono mia", direi che si è diffuso nella maggior parte delle donne, però una buona parte ancora si comporta così. Però anche lo slogan "il corpo è mio, lo gestisco io", ora come ora, si sta un po' mutando in una specie di prostituzione virtuale o comunque vera, reale che sia, perché ora il corpo femminile è più una merce piuttosto che qualcos'altro. Il corpo femminile è più una merce. Qui c'è stato veramente un grande equivoco, nel senso che molte ragazze hanno interpretato questo slogan come "il corpo è mio, ne faccio quello che voglio e posso anche venderlo per ricavarne successo e denaro". Ecco, quello è lo slogan delle femministe, aveva tutt'altro senso, era certo, proprio sottrarsi alla padronanza, alla proprietà del maschio. Le faccio quello che voglio io, ma nel senso di liberarmi, nel senso di scegliere le cose che mi piace fare, insomma, che non è certo vendere il proprio corpo, che è stata una grande interpretazione sbagliata, ovviamente. Sì, grazie anche ai mass media che hanno, giornali, la televisione, i mezzi di diffusione di massa hanno molto lavorato perché questo equivoco si realizzasse. Sì, sì. E anche ultimamente la festa della donna è più un rito consumistico, quindi si esce con le amiche, magari si guarda lo spogliarello. Anche nell'ultimo anno, non so ancora quest'anno, ma mi pare che si torna a capire che a fare invece a lavorare molto sulla necessità di attuare i diritti che formalmente sono stati conquistati. Direi che a partire dall'anno scorso molto molto si è rivendicato perché questi diritti siano effettivamente
realizzate, insomma. Bene, bene. Lei cosa consiglia alle ragazze di oggi? Come possiamo fare per migliorare la nostra situazione e renderci un pochino più conto di quello che veramente è, questa ricorrenza, Festa Internazionale delle Donne, non Festa della Donna? Questo attraverso in molti modi, quasi soprattutto per me, far funzionare il cervello, pensare, essere diventati capaci di valutare, di giudicare, di scegliere, di capire che cosa serve veramente a me donna e rifiutarmi di sottostare a quello che altri vorrebbero da me, insomma. Quindi è tutto principalmente una questione di testa, di Certo. cervello, di conoscere, conoscere e conoscere. Non dirò mai abbastanza, non ripeterò mai abbastanza questa cosa. Ecco, non abbandonarsi a quello che ne costruisce sulle riviste, che vede in televisione, e ragionare con la propria testa, sforzarsi di ragionare con la propria testa, Sì. valutare con la propria esperienza, con la propria testa, questo è il principio da cui si parte ogni possibilità di affermazione, No, la cultura è una cosa molto importante. insomma. La cultura è fondamentale. Ovvio, certo, che apre le menti e ci porta poi a ragionare veramente con la nostra Esattamente, testa. esattamente. Che non si preda di qualunque cosa, come dire, c'è un gioco in televisione, ci sono 10 cartoni e io devo, cioè l'utente Sì. deve scegliere un cartone, ma se io non so cosa c'è dentro quei cartoni e ne scelgo uno qualsiasi, non scelgo in realtà, No. azzardo. Quindi è molto importante sapere che cosa c'è in ognuno di quei cartoni. Sapere è la cosa più importante. Il suo è un bel esempio che arriva subito alla mente. Sì, molto, molto esplicito, molto semplice, ma nel... Sicuramente alla comprensione, Certo. va Va bene. bene, io signora Marisa intanto la ringrazio. Signora, grazie mille, è stato un piacere conoscerla. Grazie a lei. Grazie, arrivederci.